Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi un video più soft del solito, infatti non saremo qui insieme ad hackerare la NASA come facciamo solitamente, magari, no, non è vero, scherzo forse, ma poiché sto preparando per domenica un video sulle migliori applicazioni per Android, finalmente, perché sinceramente non ne riesco a trovare più qualcuna di decente da mostrarvi, mi piace fare come molti magari fanno un video alla settimana sulle migliori applicazioni per Android inserendo qualsiasi cosa, anche se sono applicazioni che letteralmente fanno schifo, quantomeno sono state mostrate da 20 anni a questa parte nei video su YouTube. Quindi sto cercando di raccogliere almeno 5 applicazioni che fanno qualcosa di differente mai visto sul tubo rosso di Italia e quindi ve le voglio portare con estrema precisione. Di conseguenza oggi in maniera abbastanza calma andiamo a vedere un unboxing, tra virgolette, dico tra virgolette perché già sono stati scartati questi due oggetti alle mie spalle, di per l'appunto due cose molto particolari che effettivamente qui su internet non si vedono spesso e che mi sono stati spediti per provarli. Il primo oggetto che andiamo a vedere insieme è questo qui, piccolino, con un bel filo attaccato vicino, praticamente continuo, che non si può staccare, che è un profumatore dell'Oki. Farò scorrere mentre parlo delle immagini per farvi capire meglio di che cosa stiamo parlando. Il prezzo di questo profumatore è praticamente linkato qui in descrizione, il link infatti vi rimanderà al sito Amazon, ci sono differenti prezzi a seconda delle varie funzionalità che vogliamo acquistare. Questa qua è medio come profumatore e al suo interno infatti troviamo, all'interno del pacco, troviamo il profumatore smontato, come vi mostro quindi praticamente qui nelle immagini. Si può smontare completamente il profumatore e che cosa va all'interno? Fondamentalmente niente, una volta acquistato questo oggettino qui, molto bello esteticamente, in varie colorazioni, mi piace tantissimo questo effetto legno, infatti sono stato fortunato, mi è stato spedito così, senza che io abbia scelto nulla. Ebbene, una volta che voi acquistate questo oggettino qui, all'interno dovete mettere semplicemente dell'acqua. In realtà dovete fare un altro piccolo acquisto, e il piccolo acquisto in questione è questa boccettina qui. Questa boccettina qui, praticamente alla cannella, l'ho acquistato in un negozio di casalinghi, si trova sia su Amazon sia in un negozio di casalinghi, costa 1,50€. Fondamentalmente, voi praticamente tipo infermieri prendete la cannella da dentro la boccetta, la inserite nell'acqua, bastano circa 5-10 gocce a seconda dell'effetto che volete avere, se è più soft o più intenso, e andate a inserirle nell'acqua. Accendendo poi il profumatore abbiamo una serie di impostazioni da poter settare, cioè, come vi mostro sempre qui nelle fotografie, abbiamo una luce che può variare a seconda del nostro piacimento e a seconda del tempo di accensione. Quindi ci sono varie luci all'interno, selezionabili tra viola, arancione, rosso, verde e tanti altri, che possono variare anche a seconda quindi non solo del nostro piacimento ma del tempo, perché sì, è anche programmabile. Infatti possiamo scegliere se accenderlo in una stanza per un'ora, per 3 ore, infinito. In realtà c'è anche un'altra ora, ma non mi ricordo bene. Ah sì, 1 ora, 2 ore, 3 ore e poi infinito. E quindi una volta selezionato per esempio un orario, lui cambierà le luci standard di minuto in minuto all'incirca, o può tenere una luce fissa perché c'è il tasto fisso di luce praticamente, e darà praticamente una sorta di vapore, di vaporizzazione all'acqua, che farà sì di portare un bellissimo profumo all'interno della stanza nella quale esso si trova. E ve lo consiglio tantissimo, infatti lo sto provando da una settimana circa, anche forse un po' di più, e devo dire che non ho trovato difetti, perché l'orario al suo interno, quindi la programmazione mediante timer, funziona alla perfezione. Ed inoltre abbiamo, diciamo, questo effetto estetico che in qualsiasi mobile ha un'aria moderna, sì. Forse peccato per questa scritta Oki molto grande, ma voi potete praticamente girare, mal che va che non mi piace questa Oki qui di impatto come scritta, potete girare praticamente questa sorta di anellino esterno smontabile per usufruire della ricarica dell'acqua, lo girate verso il muro magari e nessuno lo vede. Il secondo oggetto di cui vi voglio parlare invece è questo oggettino qui. Vi faccio praticamente scorrere le fotografie per farvi vedere, uno, quanto è sottile, e due, esteticamente di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un praticamente ricercatore GPS, un ricercatore GPS come vi feci vedere un po' di tempo fa, sempre della Mind. In realtà questo qua lo definiscono come ricercatore GPS, ma non è così, perché
Funziona soltanto mediante Bluetooth e questa è una grande pecca perché costa tantissimo, costa circa 40 euro su Amazon questo modello, se non erro. Comunque il link lo trovate sempre qui in descrizione, ma non ha un GPS integrato, di conseguenza traccerà mediante questo anellino che si inserisce vicino ad un prodotto, all'interno di un portafoglio, io ce l'ho vicino alle chiavi di casa, ebbene traccerà praticamente la posizione GPS del vostro oggetto, ma usufruendo del GPS del telefonino. Questa è una grande pecca perché in realtà, se per esempio questo perde il segnale Bluetooth col telefonino, non traccerà più il GPS, voi però mediante l'applicazione potete andare a far sì che mediante una mappa by Google riuscite a capire dove è stata l'ultima posizione rilevata dal telefono mediante Bluetooth, quindi potete capire dove effettivamente avete perso questo segnale, ma me ne faccio una pippa, se mi rubano qualcosa voglio dire, non è che torno a lei e lo trovo lì bellino, forse loro che sono americani pensano che siamo lì in America o qua in Italia, ladri ladroni, a parte questa cosa. Ovviamente scherzo, o forse no. Comunque, questo è, a mio avviso, un difetto, perché il costo non è poco, voglio dire, potete effettivamente comprare quello che recensivo qualche tempo fa e qualcosa di 10-15 euro, anche meno rispetto a questo qui, avete qualche funzionalità in più. Qual è la differenza, effettivamente? Perché questo costa di più? Questo in realtà oggettino, molto piccolo, costa di più rispetto a quell'altro perché ha una funzionalità particolare, cioè questo tasto può permetterci non come l'altro di far accendere la luce del telefono o fare delle gestioni particolari al telefono tipo lo scatto della fotocamera, non tutte queste cose qui, ma fa semplicemente suonare il telefono in caso di smarrimento, o il telefono mediante app può far suonare questa cosa se abbiamo smarrito per esempio nel mio caso le chiavi di casa. Ebbene, ma costa di più perché ha un raggio d'azione differente rispetto a quell'altro di circa 15 metri in più. Quindi, non so, immagino fate un viaggio in pullman, un viaggio in treno, un viaggio in aereo, potete inserirlo nella borsa, lo tenete lì, nella stiva, lì dietro di voi, insomma, e in effetti il telefono vi suonerebbe nel momento in cui, per esempio, esce dal raggio d'azione questa cosa, che può ovviamente darvi un segnale, quindi, di pericolo. Nel momento in cui esce il mio bagaglio dal raggio d'azione, se sono in treno, penso che mi hanno ciulato lo zaino, no? E per esempio molte persone, ho letto sul sito, lo inseriscono vicino al collare del cane, però nel momento in cui suona siamo sempre lì, magari il cane se n'è già andato via, se magari si allontana troppo da noi o dal nostro giardino, magari pubblico o quanto altro. Però può essere una situazione interessante per tutte quelle persone che come per esempio viaggiano o mettono il portafoglio nella borsa, le chiavi nella borsa, e quindi con l'applicazione potete trovarlo subito, per borsa interno intendo zaino, non quella femminile, potete trovarlo immediatamente, un oggetto. E soprattutto è sfiziosa la funzionalità in più che ha sempre questo rispetto a quell'altro, che non vi ho elencato perché la chicca, tra virgolette, è che mediante applicazione, nel caso in cui smarrite questo oggetto, arriva un messaggio di help a tutte le persone che sono nelle vicinanze del luogo in cui avete perso il segnale di questo oggettino, che hanno l'applicazione Mint installata. Penso quindi a tutte quelle persone che non vogliono oscillarvi l'oggetto e che quindi vedono questo allarme sui dispositivi, cioè che un utente nella zona ha perso un oggetto, e possono darvi una mano a cercarlo, perché una volta cercato, mediante quel messaggio d'avviso help, tra virgolette, possono dire ho trovato io l'oggetto, e si collegherà mediante applicazione quell'utente a voi, mandando un messaggio praticamente per mettervi d'accordo per ricevere un'altra volta questo oggetto che ormai è perso. Questa è una funzione davvero interessante, però siamo sempre lì, qui in Italia non penso che lo abbiano tantissime persone questo oggettino, anche se devo dire la verità funziona bene, cioè quello che deve fare lo fa. Sono curioso di provare il loro oggettino con funzionalità GPS, dovrebbe essere quella la vera chicca, staremo a vedere se riesco a farmelo inviare. Bene ragazzi, per oggi il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato l'illuminazione per comprare una di queste due cose. Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate. Come sempre ci vediamo con un video di domenica dove vi mostrerò le migliori applicazioni per Android. Ciao!